Che figata! Ma che cazzo sto vedendo? Avengers 4, Captain Marvel, entrambi i film si avvicinano ed oggi è un gran giorno perché è stato finalmente rilasciato il secondo trailer ufficiale di Captain Marvel e le profezie aggiungono che mercoledì verrà rilasciato finalmente il primo trailer ufficiale di Avengers 4. Quindi, come ho fatto per il primo trailer di Avengers Infinity War, il secondo trailer di Avengers Infinity War ed il primo trailer di Captain Marvel, oggi vi porto la reaction più le mie prime impressioni riguardanti il secondo trailer ufficiale di Captain Marvel. E se la settimana prosegue a dovere, mercoledì vi porterò la mia reaction al primo trailer ufficiale di Avengers 4 e venerdì vi porterò la mia analisi dettagliata del trailer di Avengers 4, come ho fatto per il primo trailer di Captain Marvel. Infine, sabato, da circa l'ora di pranzo, inizierà la streaming di 24 ore su Twitch. E se non mi seguite su Twitch, il nickname è jtaz-basso, esattamente come su Instagram. Vi lascerò entrambi i link qua sopra nelle schede e sotto nella descrizione. Quindi, sperando che tutto prosegua a dovere, ci aspetterà una settimana da urlo. Woo! Ciao a tutti! E benvenuti in un nuovissimo video. Come avrete capito dall'intro, siamo in un video a tema Marvel, assolutamente a tema Marvel. Sono super gasato, ho un hype dentro, come friccico, friccico! Perché appunto circa 10 ore fa, alle 4 di questa mattina, è stato rilasciato il secondo trailer ufficiale di Captain Marvel. Da quel che mi hanno detto è davvero tanta roba. Non vedo l'ora di vederlo tra poco insieme a voi, parlarne un attimino, fare una breve analisi e poi il mio cervello, sapendo che il trailer di Avengers 4 si sta avvicinando. Ragazzi, vi giuro, cazzo, troppo casato. Tra l'altro, in teoria, sempre mercoledì dovrebbe uscire il trailer del videogioco che al momento è conosciuto come Project Avengers. Senza calcolare che poi la prossima settimana dovrebbe arrivare il primo trailer ufficiale di Spider-Man Far From Home. E pronuncia a parte, anche lì non vedo l'ora. Quindi, direi che abbiamo parlato fin troppo. Vi ricordo al volo gli appuntamenti della settimana: mercoledì reaction al trailer di Avengers 4, venerdì analisi dettagliata al trailer di Avengers 4, tra sabato e domenica streaming di 24 ore su Twitch, quindi non potete mancare. Godetevi il video e buona visione! Allora, non potete capire comunque quanto è stato difficile evitare la visione di questo trailer. Io mi sono svegliato questa mattina alle 4:40 circa, ho preso il telefono e notifiche infinite. Instagram mi dicevano in direct: vai a vedere il trailer, hai visto il trailer? Com'era il trailer? Ti è piaciuto il trailer? Su WhatsApp mi inviavano il trailer. Per non parlare del feed generale di Instagram e Facebook. Dovunque, pagine della Marvel, pagine fan della Marvel, gruppi della Marvel. Cioè ragazzi, non potevo usare il telefono. Quindi è stato arduo resistere, però ce l'abbiamo fatta. Quindi, cuffia alla mano, dire che siamo pronti non descrive abbastanza la nostra gasataggine. Il trailer dura 2 minuti e 19, quindi circa 20 secondi in più rispetto al primo trailer ufficiale. Non vedo l'ora di gustarmelo insieme a voi. Già il primo frame ci ricorda che siamo a Los Angeles, ci troviamo a Los Angeles perché ci mostrano la metro di Los Angeles, di cui abbiamo ampiamente parlato nell'analisi dettagliata del primo trailer di Captain Marvel, che se non avete visto ve lo lascio qua sopra nelle schede. Comunque, pronti, carichissimi, hype alle stelle, e si vola! 3, 2, 1, via! Allora, gli Skrull sono i cattivi. La vecchietta Skrull. E tu sei una Kree. Una razza di nobili guerrieri. Eroi. Eroi nobili guerrieri. Che figata! I 10 anni. È cominciata il giorno che l'hai quasi persa. Sangue blu. Ti abbiamo trovato. Verde. Priva di memoria. Ti abbiamo accolto tra noi.
per darti una vita più longeva, più forte, superiore. Sei rinata. La cresta. Continuo ad avere visioni, dei ricordi. Ricordi, era. Qualcosa nel mio passato è la chiave di tutto questo. Lo sai pilotare? Vediamo. Lo sapevo, lo sapevo. Solo sì o no? Sì. L'avevo detto che era il suo. Il Quinjet. Ti piacerebbe sapere, Pico, cosa sei veramente? Talos. Ho vissuto qui. Cos'è che non mi dice? Yon Rogg. Ma non sei forte quanto pensi. Bello. Questa guerra è solo l'inizio. Talos. Non combatterò la tua guerra. La finirò. Che figata! Ma che cazzo sto vedendo? Ma che tenero che sei, sei proprio una Goose. Come ti chiami? A che tenero? Fury. A dopo. Ma che figata, 6 marzo 2019 in Italia. Oh mio Dio, sono troppo casato, ragazzi. Guardate, ho i brividi. Ho i cazzo di brividi. Metti a fuoco. Sì, non si vedrà mai. Sono troppo emozionato. Wow. Non me l'aspettavo così la forma binaria, sinceramente, eh. Cioè, l'avevamo vista alla fine del primo trailer, ma vederla in azione, mamma mia quanto spacca. Quindi praticamente dopo una prima visione ho capito che essenzialmente è stato confermato tutto quel che io avevo detto all'interno dell'analisi dettagliata del primo trailer di Captain Marvel. Mi pare di aver azzeccato tutto e sono davvero molto felice che già da questo trailer ci hanno dato un'idea molto più chiara riguardo alla storia che andremo a vedere all'interno del film. Perché se nel primo trailer era un pochettino molto ad immaginazione, anche se essenzialmente appunto ci avevo indovinato, in questo secondo trailer ci danno delle effettive conferme. Quindi appunto probabilmente quel che succede è che lei durante la guida di un caccia, o forse anche dello stesso Quinjet di cui avevamo parlato, ha un incidente con i Kree, esplode un dispositivo che le dà dei poteri e le fa perdere la memoria, e viene trovata da Yon Rogg, che viene interpretato da Jude Law, che come ho detto nell'analisi dettagliata non avrebbe interpretato Mar-Vell. Infatti al momento non è chiaro se il personaggio di Mar-Vell possa essere presente in questo film. Intanto leviamoci queste cuffie. Comunque, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha detto che avremo visto una storia d'origine molto diversa rispetto a quella dei fumetti. Quindi è plausibile che non ci sia Mar-Vell. Però a questo punto mi domando da dove facciano arrivare il nome di Captain Marvel. Che lo possano interpretare proprio come Capitan Meraviglia? Devo dire che non vedo l'ora di scoprirlo. Poi appunto abbiamo rivisto Talos, capo degli Skrull, sia nella sua forma umana, sia nella sua forma Skrull. Anche Ronan, come avevamo già notato nel precedente trailer. Ed ovviamente Nick Fury. E dopo una seconda visione che ho dato al volo e ascoltando bene i dialoghi, ho capito che effettivamente, come avevo già detto, il vero nemico di questo film sarà per l'appunto Talos, capo degli Skrull, che sarà un infiltrato ai piani alti dello SHIELD. Mentre invece forse per l'appunto Yon Rogg, che teoricamente dovrebbe essere un personaggio cattivo, probabilmente sarà la sostituzione per l'appunto di Mar-Vell come figura mentore per Carol. Ci sono sicuramente molti altri dettagli e segreti all'interno di questo trailer, e mi piacerebbe tantissimo portarvi un'analisi dettagliata, però i tempi sono strettissimi. Mercoledì avremo il trailer di Avengers 4, venerdì vi porterò l'analisi dettagliata di Avengers 4, poi avremo la streaming di 24 ore tra sabato e domenica su Twitch, che non potete perdervi. E vi ricordo ancora una volta, il nickname è jeta-basso, esattamente come su Instagram, senza poi andare alla prossima settimana, nel quale uscirà il primo trailer del secondo film di Spider-Man, dovrebbe uscire anche il secondo trailer di Shazam della DC, e questa settimana
c'era pure il trailer di Project Avengers. Cioè, praticamente stiamo diventando un canale di reaction. Speriamo di affrontare tutto al meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero siete arrivati fino a qua. Fatemi sapere qua sotto le vostre opinioni riguardo Captain Marvel. Fatemi sapere le vostre opinioni riguardo il trailer in generale. Se non vedete l'ora di andare a vedere il film, se invece non ve ne frega niente, se non vi convince e per quale motivo. Fateci sapere anche se avete notato qualche dettaglio di cui non abbiamo parlato. Vi ricordo, nel caso in cui ve la siete persa, di andarvi a vedere la mia analisi dettagliata riguardante il primo trailer di Captain Marvel, perché ci sono molti dettagli interessanti che vi aiuteranno a capire maggiormente questo secondo trailer. Vi ricordo che il link lo trovate qua sopra nelle schede. Quindi noi ci vediamo, speriamo, mercoledì pomeriggio, non alle 2 perché il trailer di Avengers 4 verrà rilasciato circa alle 2, quindi probabilmente dovrei riuscire a portarvi il video tra le 5 e le 6, però non mancate, vi aspetto. E noi ci vediamo tra le stelle. Scatush!